tutti i ragazzi che giocano a calcio, il loro sogno è quello di indossare la maglia del Napoli. I tifosi del Napoli si fanno ammazzare per la squadra del Napoli. For me is like girlfriend. Napoli è il motivo di orgoglio per l'intera città di Napoli. Quando c'è il Napoli, si sblocca la città e tutto il resto. A Napoli si vive, come ben sanno tutti, si vive di calcio come dappertutto, ma a Napoli un pochino in più. Napoli è la squadra, è la nostra passione, il nostro punto di sfogo. Se vedi una vecchietta di 90 anni è tifosa del Napoli, è Napoli. È la napoletanità proprio. Si esprime nel modo di andare allo stadio, nel modo di cantare. Questo è Napoli. Ah, io penso che in linea generale il napoletano è una persona capace di adattarsi a tutto quanto. Invece qua a Napoli, anche se non sei napoletano, ti accolgono sempre in casa loro come se fossi uno di famiglia. Napoletano, non so se hai avuto già modo di conoscere, di incontrarli, penso sicuramente. Molto socievole. Perché noi siamo un popolo particolare, cioè siamo molto diversi dal resto d'Italia. Proprio questo rapporto così stretto che c'è tra il tifoso e il giocatore. E il calcio Napoli e i risultati, la gloria vicaria, no? Noi gioiamo delle glorie dei nostri calciatori come se fossero proprie. Come squadra la città è molto legata. You can live, smell, taste football everywhere you go, every day of the year. So it makes it very special working here. When you not support Naples, the Napolitan people don't watch you well. E noi abbiamo visto questo show, perché noi siamo napoletani, non siamo torinesi, non siamo juventini. I juventini carogne devono morire nelle fogne. Allora, significato, vedi, quello è il cabinetto. Allora si dice, butta fuori, tira fuori quello che c'è in te, sarebbe in te, in corpo, buttalo fuori, sei un bastardo. We hate the Juventus team because they represent the north. Sicuramente sì, perché il Napoli non è, come ben sanno tutti, non è voluta bene da tutte le altre città del nord, e questo dispiace perché il Napoli la vedono solo in un'altra ottica, tipo camorra, mafia, rifiuti. Forse a Milano ci hanno da fare con gli stabilimenti, le industrie. Noi abbiamo a fare solo col pallone. Quello che si deve capire sul Napoli è che il Napoli, la squadra, è uno dei principali motivi di riscatto per la città, un motivo per superare lo strapotere del nord, per essere il riscatto dell'intera società. Perché vorrei dare un messaggio importante a tutti che il Napoli non è solo, come ho detto prima, una città violenta, come ho detto prima, come la descrivono loro e quelli del nord, ma dare un segnale importante che Napoli è una grandissima città e bisogna vivere la città, perché non puoi giudicare, come io non posso giudicare Milano, Roma, perché altre città, perché non la vivo. Noi poi negli ultimi tempi abbiamo vissuto questo episodio drammatico di Ciro Esposito, che, come dire, ha lasciato veramente l'amaro in bocca. Supera il primo shock, tre interventi, li supera. La maledetta infezione a polmone ha portato alla sua morte. Anche qui la prima notizia che esce, giovane di Scampia ferito in uno scontro a fuoco per una rapina. Mio nipote non era un bandito, lavorava qui in un autolavaggio. Era un ragazzo per bene, un lavoratore che aveva una grande passione per i colori del Napoli. Ciro era un alunno modello, sembra che chi non c'è più venga identificato come
al top di tutti i valori, le virtù. Lui era un buon ragazzo, era un bravo ragazzo. Era un ragazzo che lavorava, un ragazzo che amava il Napoli, che era andato a vedere una partita di calcio, e pensare di andare là e poi non tornare a casa e quindi subire una tragedia del genere anche per la famiglia. Ti dico la mia opinione, morire per una partita di pallone non è giusto, non esiste, non è proprio concepibile. Se tu scendi in piazza con centinaia e centinaia e migliaia di persone con una pistola addosso, cioè sei da paragonare a un terrorista per me. Voglio ricordare una cosa importante. Lui è stato sparato perché è intervenuto per difendere un autobus di tifosi napoletani provenienti da Milano assaltati da De Santis. Quindi lui è stato visto come un simbolo, diciamo, della Napoli buona, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Era un napoletano. Funerali, la salma stava qui e la piazza era piena fino laggiù. Lui c'era, completamente piena. Gente piena che ha visto nella figura di Ciro un atto di ribellione. Cioè, siamo stufi di essere rappresentati come brutti, sporchi e cattivi, perché siamo napoletani e di Scampia. E ci tengo a sottolineare che Scampia nel mondo, nel resto del paese, è letto in una maniera sbagliata. Perché Scampia, noi non neghiamo i problemi che ci sono, sarebbe sbagliato negarli. Però bisogna che si sappia che accanto ai problemi Scampia è un quartiere straordinariamente ricco di associazioni e straordinariamente ricco di umanità. Paradossalmente la morte di Ciro è stata l'occasione mediatica in cui il popolo di questo quartiere ha detto basta, ci siamo scocciati. Questo è un quartiere di persone per bene. Ma è un contesto, come dire, i ragazzi di Scampia hanno dimostrato, perlomeno di questo non posso essere certo, hanno dimostrato a me e a tutti quelli che hanno collaborato insieme a me di essere ragazzi in gamba, che quando gli dai un minimo di possibilità e di chance se la sanno giocare alla grande. Allora, io adesso lo guardo più di prima, perché ogni volta che vedo il Napoli giocare dico, chissà, io sono un credente, mio nipote di là sta vedendo, almeno fatelo divertire. E quindi ancora di più tifo Napoli. Però, ripeto, tifo Napoli, amo questa città. Nel 1700 appunto Carlo I di Spagna, venendo in Italia con tutta la dominazione e quant'altro, portò anche questa tradizione. Quindi perché non mettere anche i calciatori? Un giusto tributo a loro. E così abbiamo iniziato questa tradizione. Ah, questo siamo anche andati a salutare il grande Decibel, Daniele Decibel Bellino, ci parla a lui. Gli abbiamo fatto la statuetta. I cannot explain with my words what I think when I stay in the stadium. I lost everything. I cannot think to others' problem, or I'm really concentrated on my job, on the team, on the supporters. 2 hours. I lost my memory. Maradona viene da me perché io sono un grande tifoso di Maradona, sono stato sempre un grande tifoso di Maradona. Diciamo che durante un viaggio in aereo a Milano
Io stavo 10 metri dietro di lui, quando lui si alzò sul poggiatessa e era rimasto sta sciocca di capelli. E io la presi e me la misi nel pacchetto di sigarette. Poi invece poi passando per la, tornando a casa, vidi uno di queste cappelle votive che Napoli è piena. E allora io pensai a questa cosa e pensai di fare una cosa, diciamo goliardica, diciamo sacra e profana, ma diciamo che la feci così per gioco. Sì, ne ho visti due scudetti di Maradona. Il primo scudetto, ti lascio solo immaginare che i festeggiamenti sono tipo come la festa che fanno a Rio de Janeiro in Brasile. Io me lo ricordo benissimo ed eravamo invidiati da tutti, giustamente, perché chi vince è invidiato, chi è forte è invidiato. E venivamo visti come una grande squadra. A Napoli è difficile crescere con quel mito perché la gente si aspettano che tutti siamo Maradoni, però penso che Maradona è unico. Non conosco una parte del mondo in cui non si fa una palla e si gioca. Non conosco una parte del mondo in cui, per dire, non si conosce Maradona. Invece lui ci ha portato, insomma, per meriti sportivi, quindi perché lo vogliamo bene, lo amiamo, anche perché lui si vedeva quando andavamo in gamba dava tutto se stesso, quindi a noi napoletani piace questo tipo di calciatore, che dà tutto per la squadra. Quindi. Mannà, il calciatore a Napoli ha vita molto difficile, se così vogliamo dire, nel senso che ha grosse responsabilità dovute soprattutto a questa grande, grande pubblico che lo segue. Sicuramente non è facile giocare in questo stadio, non è facile. Se sei napoletano è ancora più difficile, perché se sei napoletano sai cosa significa il Napoli per il napoletano. Ed è una cosa molto importante. Più sentita perché sono napoletano, non voglio sempre che Napoli vinca tutto e vince tutte le partite. Abbiamo Insigne, che è un ragazzo napoletano di grandissimo talento, ai quali molti dei nostri ragazzi si ispirano e guardano, come dire, con la speranza un giorno di poter calcare il campo del San Paolo così come ha fatto Insigne. Cresciuto a Frattamaggiore, un paese vicino a Napoli, e da piccolo ho sempre sognato di giocare a calcio e poi un altro sogno era giocare con la maglia del Napoli. The atmosphere is unique. The Napolitans supporters are really special. Probably the best fans I've witnessed. The city lives football in a very passionate way. In every corner of the city you can see the young guys playing football. Per la città di un grande Napoli vuol dire avere un grande cuore. Una città come Napoli ad avere una grande squadra. Penso che avere il Napoli nella parte alta della classifica da qualche anno sia motivo di orgoglio. Chiunque vorrebbe giocare nel Napoli, io che ci sono arrivato da napoletano cercherò di stare qui il più lungo possibile e spero un giorno di vincere qualcosa di importante in questo club, perché è un club che se lo merita. Come si dice, quando vieni a Napoli piangi due volte, quando vieni e quando vai via. Se non vivi qua a Napoli, se non sei in questa realtà, non lo puoi capire.